incolpevole. Ancora. Cioè, dai, perché certo è un argomento, voglio Giovanna, dire. Ma, no, continuano ad arrivare SMS e non ieri. C'è, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. La guerra Inter e Juventus. Credo che poi, tra l'altro, uno spiega l'evidenza di una cosa e l'altro dice che non è vero, quindi cosa ti devo dire? Cioè, Ferri dava delle voglio dire. Allora rispondiamo al telespettatore, non è vero, basta leggere la sentenza. La Juventus non è stata condannata alla Serie B perché c'erano intercettazioni che la favorivano, è a sentenza, è stata mandata in Serie B per un illecito strutturato, inventato perché non esisteva nel codice di giustizia sportiva. Basta leggere la sentenza, non è un'opinione mia, l'hanno scritta i giudici che l'ha mandata in B. Lo stesso giudice ha detto, il giudice che l'ha mandata in B, basta leggere le sue interviste sui quotidiani. Quelli anche contro la Juve, non tutto sport, il Corriere della Sera, la Repubblica, il giudice ha detto, avessi avuto queste nuove intercettazioni anche al tempo, non sarebbe andata in Serie B. Detto questo, la Juve in B c'è andata, non gliela restituisce nessuno, il danno è stato fatto. Posso dire una cosa? No, fammi finire. Quindi, siccome stiamo parlando di una squadra che in B c'è andata, ha pagato, è andata. E non gli restituisce nessuno, né lo squadrone, né i dirigenti di prima, né i soldi che ha perso, né l'anno di Serie B che io mi sono fatto sui campi, non glielo restituirà mai nessuno. Quindi non dobbiamo parlare ancora di quella cosa, perché quella cosa è successa. Allora, Giuliani, la allora, dobbiamo parlare che ci sono nuove prove, allora, ecco, per cui andrebbero analizzate altre società. Io voglio capire da queste due intercettazioni, che sono la prova regina, no, portata da Moggi oggi in tribunale, che cosa si evince. Io vorrei da voi un commento secco. Tramontana, tu leggi queste due intercettazioni. Non sono queste telefonate, però sono tutta una serie di telefonate che non sono state prese in considerazione, che fanno pensare che forse, e qui non, secondo me Giuliani non sbaglia, se ci fossero state probabilmente il metro di giudizio sarebbe stato diverso per altre squadre. Sì, può essere, ma qui non c'entra sicuramente l'Inter. C'è qualcuno dell'Inter che parla in queste intercettazioni? Cioè, se io faccio una telefonata con Tiziano e parlo di te, ma non è questo. E parlo male di te o dico che tu hai fatto una cosa, possono venire ma a dire. Ma non è questo che condanna l'Inter. Infatti questa telefonata non condanna l'Inter. Prova che la difesa porta per dirti, vedi che non ero favorito. Dovete spiegarlo però a chi sta a casa. Ma dai, spiegato 2 ore, non volete sentire? Te l'ha spiegato, scusa. Avrà tante colpe. No, ma cosa ha spiegato? Stiamo parlando di un'altra cosa rispetto a quella di 2 minuti fa. Questa telefonata, allora non ascolti, come sempre. Porca miseria, Filippo, ti ho spiegato. Questa è una telefonata che dimostra, secondo la difesa, che la Juve non era favorita, non che era favorita l'Inter. Dice, come? Io ho la cupola in questo scontro diretto non mi favorisce, anzi dice semmai favorisce quell'altro. Questo è una telefonata che per la difesa dimostra che la sua cupola è, non lo favoriva. Il succo del discorso è Carrara talmente preoccupato che l'arbitro possa fare una partita a favore della Juventus che chiama Bergamo per dire che questo non succeda, perché lui deve avere delle elezioni in Lega a favore anche l'Inter. Giusto? Questo è il punto, no? No, ho capito male anche stavolta. Cioè lui la contestualizza quella partita, dice in quella partita non era conveniente che venisse aiutata la Juventus perché era la vigilia di un'elezione in Lega. Questo ti dice Tramontana. Ho ripetuto quello che hai detto tu, Claudio, è inutile che fai così. Ho ripetuto quello che hai detto tu 10 minuti fa. Appena detto che questa è una telefonata. Metti le mani in faccia come se gli altri fossero dei pirla che non capiscono mai niente. Io mi sto stufando. Le mani in faccia perché c'ho un po' di sudore negli occhi e non ci vedo. Prendimi anche per il sì. Ho passato sui libri. Ti ho appena spiegato che una telefonata che dimostra, secondo la difesa, ma pare anche secondo chi deve giudicare al processo, che se c'era una cupola che è l'accusa, in questa telefonata viene smontata, perché il capocupola chiama l'arbitro associato e non gli dice di favorire la Juve, ma il contrario, e quindi la difesa ti dice, visto che non ci favorivano. Allora, chiudo l'argomento perché visto che i favori non erano a senso unico, che è un'interpretazione diversa. Poi dice non aiutare la Juventus. Infatti noi ne abbiamo visti tanti a favore nostro in questi anni. Ma io credo che mamma mia, sia. Quegli anni lì era pieno di favori per l'Inter. Tantissimi. Credo che poi quando mi ricordo, se ragioni così, allora gli anni dopo il 2006 vinto un triplete con i rigori per strada. Ah sì. Quando facevi quella telefonata, guarda caso, visto che bisogna guardare le partite, secondo l'interview qualcuno viene espulso. Giuliani, tu dici il fatto che avesse questa voglia di e dire tre giornate prima c'è regina Juve in cui l'arbitro alla Juve gliene combina di tutti i colori. Allora,
questo affanno a dire non aiutate la Juventus, tu lo leggi perché c'era l'elezione della Lega Calcio, qualcuno come tanti telespettatori possono leggerlo come dire non fate come avete fatto fino adesso, non arbitrate in un certo modo. Quindi ecco, questa è la doppia, le telefonate di Moggi le posso interpretare al contrario, non ci devo mandare in bis. C'è il verbo aiutare, non c'è il verbo fai una partita tranquilla. Ma qua non c'è da interpretare, qua è chiarissima, equidistante. No, non è chiarissima. Però, allora, torniamo sui canali. Attenzione perché hai tirato. Allora, il punteggio la, quella giornata era 21 Juventus e 15 Milan, quindi era meno 6. Era 6 punti. Comunque noi tutto quello che abbiamo fatto, giusto o sbagliato che sia stato, abbiamo pagato con 38 punti di penalizzazione. Qualcuno dice è poco, ma comunque. Ma poi non voglio entrare nel merito. Io eccola qua la classifica di allora. Sono arci convinto che quella Juventus non avesse assolutamente bisogno di favoritismi né di condizionamenti perché era nettamente più forte delle altre. Allora, sul campo, certo, non campo. Come squadra, anche perché 9 nazionali su 11, dico giusto. Allora, in quella telefonata si dice di non aiutare la Juve perché era già stata aiutata troppo prima. Mirko da Reggio Emilia. Questa telefonata ti stai inventando le cose, basta leggerla, quindi come al solito andiamo avanti con le invenzioni. No, è vero che è stato chiesto di non aiutarla, ma non perché era stata aiutata precedentemente. No, dice di aiutare chi è dietro. No, di non aiutare la Juventus nella prima intercettazione. Mi raccomando, non aiutare la Juventus. Questo è l'input di Carraro. Ma non dice come dice lui di non aiutare la Juve perché è stata. No, certo, ma infatti quello l'ho sottolineato subito. Non dice perché è sempre stata aiutata. Questa è una deduzione del nostro telespettatore. Allora, la telefonata. Apriamo l'argomento. Ferri è basito. Ferri, vuoi non so. Come vedi, la gente cambia il cartellone. È un moto perpetuo, Giuliani. Lui canta Català, no, Català. Io sono infastidito quando vedo delle persone che si prendono troppo sul serio, no? E dunque di conseguenza divento. Cambio atteggiamento e sono antiestetico, preferisco stare. Ho stare capito, in silenzio. Cambi proprio, tu dici, sì. Strano perché da bello divento antiestetico. Come Gio? Cioè da bello divento antiestetico, no, da tranquillo, no, rilassato. Cambio proprio atteggiamento, non voglio esultare quello che non sono. Ho capito, ho capito. No, io non voglio entrare nel merito della questione, però un breve inciso. Prego. Attenzione che lavoriamo su queste cose, il nostro lavoro. Certo. Il nostro lavoro è anche quello di documentarci su fatti extracalcistici ma che influiscono nel calcio, quindi dobbiamo cercare di avere una cultura tutto tondo o comunque cercare di approfondire questo tipo di cultura, soprattutto quando noi che operiamo nel calcio da professionisti, sono importanti le da professionisti, due sono importanti non da sicuramente ex le due cose, però è chiaro che si possono avere anche delle esperienze dirette che uno può anche commentarle, cioè, non è che no, ma tutti possono commentare, anche chi è a digiuno della materia, no. Ci mancherebbe altro, il calcio si presta a interpretazioni diverse, quando la materia è extra calcistica e magari legale o robe del genere, bisogna essere documentati, non dico sì, aver studiato o essere degli avvocati. Però Tiziano, oppure è vero, verissimo. La situazione. No, conosce la situazione, è difficile perché non la conosce nessuno la situazione. Allora, attenzione. Quello che il rammarico grande per chi ha giocato, no? Per, come noi che hanno calcato i campi, che hanno vissuto da protagonisti determinate situazioni, no? Io non le ho vissute quelle cose direttamente perché io avevo già smesso e di conseguenza queste situazioni poi sono emerse dopo. Però le avessi vissute e avessi denunciato una cosa del genere, sarei sceso a Napoli e avrei confermato le mie denunce. Quello che mi viene, che mi fa rabbrividire, è che tantissimi tesserati, miei colleghi, ex colleghi, via dicendo, addetti ai lavori, che hanno denunciato soprusi e situazioni di illecito dettate da Moggi e via dicendo, o comunque dalla famosa cupola o da altre strutture, poi sono scesi a Napoli e si sono fermati davanti alla porta, hanno fatto omertà completa. Questa è la cosa che mi dà fastidio. Un altro breve inciso, forse perché sono sotto giuramento. Perdona, scusami, al processo penale. Quello che per fare una panoramica generale che non c'entra col processo penale. Sì, vabbè, ma cioè, ognuno va per la propria idea. No, vabbè, però bisogna anche saper ascoltare per ribattere a certi concetti. No, io volevo semplicemente dire che quello che rammarica, ma non c'entra niente col processo di Napoli, è per esempio
scommessopoli. Sì. Cioè, è inconcepibile, a mio modo di vedere, che certi ex professionisti, ex calciatori o dei calciatori tuttora in attività di servizio abbiano fatto anche, abbiano commesso anche questi reati, certo, sportivi. Certo. E allora, non... Ricapitolando, sì, no, questo senza condannare nessuno, per amor di Dio. È giusto che siano condannati, hanno commesso dei... Ma quello è un altro discorso. L'analogia sta nel fatto che c'è da rammaricarsi quando si assumono, come hai detto tu, certi atteggiamenti e poi uno e poi se li rimangia. Quello che ha dato fastidio a Ferri, così come è da rammaricarsi quando si arriva anche a commettere altri reati, anche perché era il modo giusto per ribaltare la differenza è sempre quella che faceva prima Tiziano. Un conto è andare in un procedimento sportivo e dire ho delle sensazioni da bar, un conto è andare a giurare in un tribunale penale dove c'è la falsa testimonianza, che infatti adesso alcuni verranno accusati di falsa testimonianza, e dire qui devo avere le prove. Allora Claudio, scusa, tu qua dai per scontato solo una versione. No, ti sto spiegando la differenza tra procedimento sportivo dove, come diceva lui, ci sono le sensazioni e una causa penale dove ci vogliono le prove e c'è una difesa. Quello che ti diceva Ricky era una situazione diversa, perché tu dai invece per scontato che essendo il penale pensi che i giocatori sotto giuramento mi fa strano che dei miei colleghi poi lì cose che dicevano fuori lì non le mantengono. Non è strano, perché le cose che i suoi colleghi dicevano al bar le posso dire anch'io al bar. Poi se il giudice mi dice siamo in un processo penale, c'è la falsa testimonianza di mille prove, tu non dici niente delle sensazioni. Tu giustamente hai detto i giudici dicono, allora il giudice ti può dire certe cose perché ha ragione. Le prime telefonate, sai perché è successo tutto? Perché un giudice ha detto che certe telefonate non erano rilevanti per il processo. Allora, lì non va bene. Mentre quando è a tuo favore dice, l'ha detto il giudice. Chi è dall'altra parte? Certe telefonate da Napoli, giusto o sbagliato che sia, non è mio compito. Però il giudice ha detto, noi abbiamo ritenuto che certe telefonate non erano rilevanti. Ma veramente ha detto che non era neanche conoscenza che esistessero, no? Sapeva quello. Ha detto, poi hanno aggiunto anche quello, però all'inizio... No, adesso, no, perché sono stati beccati in castagna perché gliel'hanno tirate fuori. Sono due cose diverse. Perché ha detto, piaccia o non piaccia, non ci sono telefonate di altri. Allora, andiamo indietro. All'inizio dicevate che c'era un disegno dell'Inter. Ma chi dice che ci sono i disegni? Ma perché sono delle cose che non dicono gli altri? No, no, ma non hai ragione, probabilmente avete capito, ma non hai ragione. No, ragazzi, non si può dire hai ragione come per dire. No, voglio dire, chiariamo determinate cose, non ha ragione. Allora, no, ti stavo dicendo, approfondiamolo. Allora, cioè, ti sto spiegando perché lui dice che giustamente perché ha ragione Riccardo, perché mille trasmissioni e poi non sentendo, io ho fatto mille trasmissioni sentito dire che partiva tutto dall'Inter, poi a un certo punto, cioè, o mi sono segnato, non ti sei segnato. Poi quando ha cominciato a uscire le intercettazioni anche sull'Inter, usciva che erano altri personaggi, fino al tribunale, fino ai giudici, poi addirittura stasera sento che qualcuno della Juve aveva interesse a avercela con Moggi e Giraudo, cioè dunque è stata tutta una situazione caotica che poi dopo sicuramente magari la Juve si doveva tutelare, perché se chiamavano tutte è chiaro che c'era una linea diversa, però io mi chiedo, perché non si è andati nella direzione a vedere chi è che ha voluto colpire la Juve? No, ma poi infatti è la domanda a cui stiamo rispondendo. Infatti oggi l'avvocato chi ha voluto? Ma te lo spiego, infatti l'avvocato di Moggi oggi ha detto che porterà alla Procura della Repubblica il tenente colonnello Auricchio e i magistrati, ecco, vedi, che hanno fatto questa cosa perché devono spiegare ai tifosi perché hanno nascosto delle telefonate e dopo ne hanno addirittura giudicato. Io non ho capito una cosa. Filippo, perché c'è un calcio di rigore così? Mi sono perso un pezzo. Io sento quello che, agganciandomi a quello che diceva il Becca adesso. Qualcuno della Juve, prima abbiamo detto che attuale, che voleva far fuori qualcuno che ci stava alla Juve un tempo, ho capito bene? Sì, il fatto che gli Elkan non abbiano difeso Moggi. Ah, ok, l'abbiamo detto, sì. Io non l'ho sentito adesso, ok. Ma allora non capisco perché adesso ci si rivalga per rivolere i due scudetti che prima... Insomma, sono stati adesso usati. Adesso il presidente Andrea Agnelli, quegli scudetti sono di suo papà. Sono stati usati per mandare via chi c'era prima, adesso però vogliono essere. Perché adesso c'è Andrea Agnelli. No, perché è una situazione che non capisco bene. Per spiegare, perché adesso c'è Andrea Agnelli, si chiama Agnelli, gli scudetti sono di suo papà, li ha vinti sul campo. Ah, allora dopo. Il sindaco, io c'ho il treno. Torniamo dopo la.